L'abbiamo visto tutti, Rafa Nadal nei giorni scorsi si è portato a casa il suo 14° trofeo al Roland Garros. Ma per farlo ha dovuto trovare un escamotage per contrastare i dolori causati dalla sindrome di Müller-Weiss, così si chiama. Sostanzialmente influenza le sue performance da tanto tempo e affligge il suo piede sempre più dolorante. Il suo piede non ne voleva sapere di lasciarlo giocare tranquillo e così ha dovuto trovare una soluzione avvalendosi del consulto medico che da sempre lo accompagna. Se vi ricordate, si era già ritirato a Roma contro Shapovalov, il match sembrava andare nella sua direzione ma il dolore era talmente forte che ha dovuto mollare la fune e lasciare andare. E così alla soglia del Roland Garros i dubbi erano tanti, le incertezze altrettanto, non si sapeva se fosse riuscito a entrare in campo o meno, tantomeno vincerlo. Però ci ha stupito tutti perché si è fatto le due settimane e si è portato a casa il trofeo annichilendo Ruud con un 6-0 finale. Ad evento concluso sono trapelati un po' di dettagli, la sua conferenza stampa è stata fondamentale in questo perché ha svelato com'è che è riuscito a superare, diciamo, questo grande scoglio e a poter giocare in queste due settimane con battaglie lunghissime, Felix Auger-Aliassime oltre 4 ore, Djokovic oltre 4 ore, con Zverev soli 2 set ma 3 ore di partita. Bene, ha dovuto fare delle infiltrazioni, il suo medico ha fatto delle infiltrazioni sul piede per poterlo addormentare e non fargli sentire sostanzialmente il dolore. E sappiamo che l'alternativa a questo potrebbe essere solo l'operazione, ma il punto è che lui stesso dice: posso continuare all'infinito con queste infiltrazioni oppure devo operare? Ma prima di tutto proviamo a capire com'è che funzionano queste infiltrazioni. Ci facciamo aiutare dal video che ho trovato del canale YouTube Foot Doctor Zach e ce lo spiega molto bene. Guardiamolo. Da qui possiamo vedere una sezione laterale e dall'alto del piede, quella evidenziata in rosso è dove lui percepisce il dolore, mentre queste tre linee di verde sono i tre nervi che passano sul piede. Ma oltre a questi tre nervi ce n'è anche un altro, che è quello tibiale, che passa sostanzialmente sotto il piede ed è quello in realtà più importante. Il punto è che se tu volessi eliminare completamente il dolore andresti ad intervenire proprio su questo nervo, però avresti anche degli importanti impedimenti a livello motorio e a livello fisico. E allora la cosa consigliabile è andare ad intervenire sui nervi che passano sopra il piede, andando sostanzialmente a capire dov'è che si può intervenire per alleviare il dolore e mantenere comunque una certa mobilità. Una partita, una pratica, un Roland Garros che non è stato esente da critiche, sono arrivate immediatamente da parte di altri sportivi come per esempio dei ciclisti francesi che nello specifico sono Thibaut Pinot e Guillaume Martin, penso si pronuncino in questo modo, che sostanzialmente hanno subito sollevato un polverone chiedendosi sì, ma se l'avessimo fatto noi nel nostro sport saremmo passati sicuramente dentro una graticola per questioni legate al doping. E questo ha portato anche il direttore dell'Agenzia Mondiale per l'antidoping nello sport ad intervenire e lasciare un commento su questo tema. E infatti è arrivata prontamente la sua replica, nello specifico è il direttore dell'Agenzia Mondiale Antidoping, la WADA, con la W, Oliver Nigli, che ha fatto chiarezza difendendo Nadal. Dice: se un prodotto è nell'elenco dei prodotti vietati ha un effetto sulle prestazioni, è dannoso per la salute ed è contrario all'etica sportiva. Le iniezioni di anestetico non sono vietate, non è una svista, non sono nell'elenco perché? Perché non migliorano le prestazioni, fondamentalmente non fanno male. E questa è una buona pratica medica? È accettabile che un atleta di alto livello si inietti prima di una partita? Lui chiede. È un dibattito tra medici, è un dibattito sull'etica medica. E chiude con un punto fondamentale: Rafa Nadal ha vinto per 13 volte il Roland Garros. Probabilmente non è grazie a queste punture, a queste infiltrazioni, che è riuscito a portarlo a casa per la 14ª volta. E dopo tutto, come dargli torto? Ma questo ci porta in conclusione a pensare anche al futuro. È stato visto nei giorni scorsi a Barcellona per visitare uno specialista, è sceso dalla macchina in stampelle, è uscito dalla struttura medica visibilmente zoppicante. Ci sarà Wimbledon, la sua stagione continuerà, in che modo? Continuerà a fare delle infiltrazioni, passerà per un'operazione? Sicuramente il cuore gli dice gioca, ma la testa probabilmente gli dice stai calmo, è meglio risolvere i problemi. Secondo voi che succederà? Come andrà a finire? Chi ci sarà a Wimbledon? Chi ne uscirà vincitore? Nadal sarà potenzialmente sul podio? In finale, semifinale? Non ci sarà del tutto? Parliamone qui sotto.
Se vuoi continuare a vedere video come questo, iscriviti al canale, metti mi piace e continua con il video qui sotto.